Cari amici, ben ritrovati e venuti al territorio. Questa sera è a Falzer di Piave, un piccolo paesino dell'Alto Trevigiano dove si festeggia per due weekend, esattamente dal 2 novembre all'11 novembre, la festa di San Martino. Abbiamo il piacere di avere i nostri microfoni Alessandro Bertazzon, che è un volontario di questo magnifico gruppo. Poi tu ci racconterai cosa succede. Un evento che unisce tutto il paese nel ricordo di tradizione antica, Alessandro. Assolutamente sì, innanzitutto buonasera e ben ritrovati qui in questa meravigliosa festa. Mi piace chiamarla festa per il semplice fatto che secondo me sagra è come un diminutivo, per il semplice fatto che io la vedo come una festa fatta di persone e di valori umani soprattutto, che sempre più valorizzano il territorio e soprattutto vanno anche alla ricerca della qualità, soprattutto su quello che è il cibo e le nostre tradizioni, lo spiedo piuttosto che la carne alla griglia. E cioè, cosa dire, non serve dire niente, veniteci a trovare per il semplice fatto che siamo qui a Falzer di Piave, soprattutto per un patronale come San Martino, che dopo parleremo anche di cos'è San Martino, si vedrà. Alessandro, la gente che alle nostre spalle sta gremendo la sala ha la fortuna di mangiare come una volta, però saranno più fortunati quelli del prossimo weekend perché c'è un evento importante per Falzer di Piave. Assolutamente, ci sarà Roma Vaticano ragazzi, una stupenda cornice con paesana dove divide la chiesa tra Roma e Vaticano, su un contesto dove ci sfideranno le squadre di calcio, che è la sfida più attesa, pallavolo, basket, eccetera eccetera eccetera. Alessandro, una festa che, come tradizione vuole, San Martino conclude l'estate, conclude tutte le raccolte della terra, e quindi un ringraziamento verso quello che è stato il prodotto finale. Beh, sicuramente, certo che sì, bisogna sempre tener conto del periodo che siamo e dei prodotti che promuoviamo. Sicuramente le serate sono a tema, di conseguenza, come non perdere la cena del mousse, i nostri spiedi e ovviamente la grigliata, cioè lo spiedo fatto dai nostri speologi, non potete non mancare. Alessandro, un'ultima battuta, lo hai sottolineato te stesso, sei un volontario, il Circolo Pedrè come direttivo nulla potrebbe se non ci fossero persone come voi che aiutano e che ci credono. Assolutamente, ci tengo benissimo a precisare che questa manifestazione è grazie anche alle persone, tutto lo staff, che non tutti vedono, ma dietro le quinte c'è un lavoro non indifferente, dalla preparazione, cioè tutto, sono tutti capaci di vedere il bel contesto, la bella sagra preparata e tutto, ma quello che sta prima nella preparazione e tutto fa la differenza e si vede, perché comunque non serve dire niente, insomma. E tra giovani e meno giovani, una cinquantina di persone. Non c'è differenza, qui, qua, tutti siamo giovani. Perfetto, e quindi avete capito bene, io e Alessandro vi diamo appuntamento qui, dal 2 novembre all'11 novembre a Falzer di Piave, venite a degustare degli ottimi prodotti del territorio, a bervi un buon bicchiere di vino nuovo, e niente, vi aspettiamo qui a Falzer di Piave, Parco Pedrè, e alla prossima puntata.